La situazione relativa all'ospedale di Agropoli è di nuovo tornata di attualità anche a seguito dell'atto aziendale dell'ASL Salerno che ne stabilisce le funzioni. Ai nostri microfoni il sindaco della città delfina Roberto Mutalipassi ha dichiarato che il comune richiederà con forza il rispetto dei servizi previsti per i siti ospedalieri siti in zone svantaggiate. Ascoltiamo le sue parole. Abbiamo avuto notizie appunto da pochi giorni, a fine agosto è stato pubblicato su BURC, il bollettino della Regione Campania, il nuovo atto aziendale dell'ASL Salerno 3 che appunto riguarda anche il presidio ospedaliero di Agropoli, che come tutti sappiamo è assieme al presidio ospedaliero di Lucania, formano IDEA. Il nostro presidio ospedaliero ha subito purtroppo dei ridimensionamenti, ma non sono state accolte le istanze che come coordinamento dei sindaci del distretto sanitario di Vallo della Lucania abbiamo presentato al direttore generale Sosto appena fu diramato la bozza dell'atto aziendale con il quale appunto noi chiedevamo assolutamente il potenziamento del pronto soccorso e il mantenimento del laboratorio di analisi. E prendiamo atto con rammarico di questo atto aziendale che non ha accolto queste nostre due istanze, ma partiamo, l'abbiamo ribadito in Consiglio Comunale, da un dato di fatto determinante, ossia l'atto aziendale riconosce il nostro presidio ospedaliero, un presidio ospedaliero di zona disagiata di cui ha decreto ministeriale 70-2015. E da questo dato fondamentale che è scritto nero su bianco, noi dobbiamo partire. Appunto, chiederemo con forza il rispetto di quelli che sono i servizi che previsti per i presidi ospedalieri siti in zone svantaggiate. Quindi l'attivazione del pronto soccorso e di tutti gli altri servizi ad esso connesso. Quindi con forza, con determinazione, noi rivolgeremo istanza presentando innanzitutto a loro quanto deliberato nell'ultimo consiglio comunale che vuole partire proprio da questo fatto qua. Noi faremo anche una commissione consiliare della sanità dove mi auguro appunto emergerà con forza questa nostra intenzione, questa nostra volontà di partire da questo punto fermo, ossia il rispetto e la garanzia che vengano attivati presso il nostro presidio ospedaliero appunto i servizi che previsti dal decreto ministeriale 70, così come riconosciuto nello stesso atto aziendale.